Buongiorno. Ho preso l'iniziativa di rivolgermi di persona e direttamente a voi con questo video per dirvi che un nostro allievo che frequenta la sede di Via Otranto è stato trovato positivo al tampone del coronavirus. Il nostro primo pensiero va dunque a lui e alla sua famiglia. Sappiamo che sta bene e che sarà dimesso dall'ospedale dove è stato ricoverato tra poco. Domenica scorsa, appena abbiamo avuto la notizia, dalle nostre case ci siamo mobilitati. Abbiamo chiesto istruzioni alle autorità sanitarie che ci hanno detto di informare tutte le persone che avevano avuto un contatto stretto con lo studente. Abbiamo quindi subito avvisato gli altri studenti, gli insegnanti, gli educatori, sia della classe interessata, sia di altre due classi che avevano svolto un'attività insieme a loro. Ancora questa mattina stiamo chiamando i rappresentanti di classe della sede di Via Otranto per spiegare l'accaduto. I nostri collaboratori scolastici sono già al lavoro, lavando le classi, i bagni e tutti gli spazi comuni. Prima della riapertura, quando sarà decisa dal governo e dalla regione, sarà svolto anche un lavoro di sanificazione da parte di una ditta specializzata. Noi tutti, i miei collaboratori, gli assistenti amministrativi, quelli tecnici, siamo a scuola a svolgere i nostri compiti, ma anche a fornirvi tutte le informazioni che volete chiederci. Approfitto dell'occasione per ricordarvi che, anche se a distanza, prosegue l'attività didattica grazie all'impegno dei nostri bravissimi insegnanti, che gradualmente stanno mettendovi a disposizione sempre più materiale. Usatelo, cari ragazzi e care ragazze, perché così non smarrite il filo del lavoro della vostra preparazione. E quando tutta questa vicenda dell'epidemia sarà passata, potrete proseguire al meglio i vostri studi. Chiudere con successo l'anno scolastico deve essere ancora e sempre il vostro obiettivo primario. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci presto.